partiti di quella che chiamiamo democrazia conflittuale. Questa è la logica. Ma non va, non va. Come vuoi che possa andare, scusa, in questo paese? Ma per forza che non va. Finché non ci danno quelle leggi speciali che ci avevano promesso, allora sì che le cose cambiano. Non è vero, Rossetti? Eh già, mi sembra di vederti con queste leggi speciali, queste leggi miracolose. Per leggi basterebbero anche quelle che già abbiamo. L'importante è che tu mi trovi veramente fuori un colpevole, inventatelo. Trovami un colpevole, inventatelo. Sono anni che me l'invento. Tutte le volte che trovo un colpevole alla fine risulta che è innocente. L'Italia è un paese di innocenti? Scusa. 2000 sub, per favore. Ma porca la mano, non vedi che il velo non c'è? Fattura dei 20.000, ma la può fare? Ehi, lotta continua, fai tu la ricevuta, che il cristallo gliel'ho già pulito io. Buono. Fermo. Beh? Mi scusi. Il pieno. Amica, cosa, come si chiama? La patria si serve anche facendo la guardia a un bidone di benzina. Non è vero, Beretta? muso da mona. Rossetti, sì, Rossetti. Rossetti, uela, ma porca miseria, ragazzi! Uela, il Pavarotti, ma chi è che se l'aspettava proprio qui? Ai! Scusa se ci tolgo l'incomodo. Poteva anche lasciarlo, se voleva. Beretta. Uela, Pavarotti, come stai? Ma porca vacca, ma guardalo qua! Zio! Zio mio! Zio mio bello! Oh, pure con la pulizia vengono a rubare chi lavora. Thank you.
sovversivica. Carogna, vi faccio vedere io, vi faccio. Muso da mona, sai cosa ti devi fare? Col martello dritta la falce e ficcatela in del culo! E attento al treno! Va? Ah, non è il treno! Ma io non capisco cosa ci vengono a fare questi fascisti nazi, invece di dire che non devi capire l'importanza del momento storico, sei prova. Il treno non arriva mai, me le mucche che me la governa! Anticipo, lui non arriva mai in ritardo! E ricordati che se tu mandi scendi bambino un telegramma in America a tuo figlio, lo devi a lui! E se tuo figlio oggi può andare in giro a testa alta, orgoglioso di essere italiano, lo devi a lui. E se tuo figlio domani desidera di tornare a casa e prendere il vapore quando vuole, lo devi a lui, hai capito? Io non ho figli. Il treno arriva a piedi. Ma è una staffetta. Cosa è questa cosa? È la nuova partitura per l'orchestra della banda di San Filippo. Ma San Filippo non suona queste cose, suona solamente musica classica e liscia. Vedi, Bellini, Puccini, Casadei. Vabbè, adesso suona questo che è... Signore, è vero che ferma le locomotive guardandole negli occhi? È vero, signore. Ma le vera che è più furba del diavolo? È vero, è vero. Ah, è vero che è forte come un toro? Molto di più di quello che si dica e si pensi, cara. Si chiama giovinezza. Eccolo, eccolo, il treno. Arriva il treno. Saluto romano! Ove! Occhio che brilla! Vivi il brilla! Occhio che... Ma che si fa, Beretta? Occhio che brilla del balilla. Senti, Beretta, chi è questo? Eccellenza! È il signor sindaco di... Camerati! Come ci resta, fatti due parole! Che razza di musica è questa? È giovinezza questa. Ah! E questa la sarebbe giovinezza! E te che organizzai la band? Sono stato io! La fa schifo, Beretta! Ti ringrazio! Vengo con me! Chi è questo che è? I garibaldini dell'Argonne, l'ho messo io! Al color? Come il colore? Che colore hanno? È quello di Garibaldi, quello del monumento. Voi ce lo mette dietro. E mei, Beretta? Dietro! Dietro! Beretta! Di corsa! Di corsa! Di Arcutev, l'ordine d'arrivo! Ricordate, un ordine d'arrivo! E Beretta arrivi terzo. Tu, Beretta, arrivi terzo! Come? Non potrei arrivarci come? Tu arrivi terzo, megalomane! Di corsa! Di corsa! Avanti, forza! Primavera di bellezza! Indietro non si torna! Chi si ferma è perduto! Importante partecipare. Viva il palazzo delle poste! Beretta? Viva il palazzo delle poste! Vai a vedere quelle di oggi, si fanno le corse. Sì, fanno le corse. Ma dove vanno che sono tutti paralitici sono? C'hanno dei culoni così, bolsi, obesi. Ma dove vanno? Dove vanno? Ah, a proposito, dove che vanno? A Lourdes vanno! E basta! Cittadini!
Vi porto la parola di lui. Oh, che padre! Ma che uomo! E lui vi pensa. Lui vi ama. E lui vi vuole bene. E lui ha fatto costruire per voi questo incredibile, meraviglioso, indistruttibile, modernissimo Palazzo delle Poste. Veramente il Palazzo delle Poste pensavamo di averlo costruito noi. La parola al signor Podestà. Eccellenza, camicie nere, camerati, cittadini. Ho detto la parola, basta così, scoprite. Sì, eccellenza. Scoprite? Fermi! Fermi, fermi tutti, ci penso io. Rossetti, ce lo spieghi anche noi cosa vorresti fare, eh? La morte il fascismo e viva la libertà! Rossetti, ma sei scemo? Guarda, Titi è morto quanto che sei vero Dio. Anzi, quanto che non sei vero, scusa. E dai, tirala questa bomba, va! Ah, adesso te attira. Dai, tirala, tirala! Adesso te attira, adesso te attira. Ma dai, tirala, cosa stai lì una settimana, Dio buono? Dai, Rossetti, tirala, vuoi fare una strage? Falla. E falla? Beretta, vieni qua. Aspetta. Vieni, vieni, avanti. Aspetta. Dimostrazione di coraggio. È perché io avrei un mezzo... Prendila. Io. Coraggio, prendila. La prendo io. Stai attenti, codardo. La prende lui. Non è niente, Rossetti, è una bomba? Dai, forza, tira la bomba. Colpo di testa. Ancora. Tira avanti, tira. Passala. Attenzi. Chi sono? Pronto. Dove sei? Sono qua. Ma Berretta! Sì! Attenti! Attenti! Te non sei un fascista! Te sei uno sfascista, Berretta! Con te il fascio finirà a cattafascio, Dio vado! No. Berretta! Sì! Hai avuto paura? No, cioè... Cosa? Sì! No! Berretta, adesso hai paura? No! Bravo! E allora ripeti con me. Sì. Il fascismo. Fascismo. E il fascista. Il fascista. Non indietreggiano mai. Non indietreggiano mai. Neanche. Neanche. Di un metro. Di un metro. Saluto Romano. Saluto Romano. Berretta. Oh, Berretta. Dai, cosa fai? Vieni fuori, ti sei offeso? Sei offeso. Ma tu, Rossetti, scusa, per curiosità, ma com'è che sei... Come? Così importante? E cosa vuoi? La vita cambia. A un certo momento ho messo la testa a partito. Ma quale partito, scusa? Quello quale giusto. Partito? Allora non sei più un sovversivo. Non è detto. Non è detto, sei. E tu, piuttosto, sei sempre della stessa idea? Sempre convinto che lui avesse ragione? Beh, proprio sempre ragione. Ma dai, Berretta, cosa fai? Fingi di non ricordarti adesso? Intanto è una cosa che rimane qui fra di noi, no? Allora eravamo tutti convinti, Berretta, eh? L'orologio della storia scandiva le ore della nostra giovinezza. Fermato. 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 Eccellenza, il caffè. Fermati. Caffè. Fai l'impalato! Un perfetto fascista non è un panciafichista! Su, saltare! Forza, saltare! Esercizi ginnici! Al cavallo! Partappio! Ah! Avete visto che... Sochmel, che botta? Non c'è male, ma si può fare di meglio. Molto meglio. Sempre meglio. E adesso vediamo Berretta. Su, 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 ginnastica, su. A me. Andare, andare. Berretta. Come vuole? Perché? Al cavallo. No, perché ce ne sarebbe... Su. Come desiderato. Osserva. Fermo là, Berretta. Fermo. Un attimo di pazienza. Così lo prendo meglio. Più slancio, Berretta, più slancio. Salto perentorio! Il programma del giorno. Va bene, Berretta! Bravo! Siamo pronti per questa prova?
Sì, duca! Duce. Posso permettere il merito? Testa. Scusi, conte, Duce. Come? Come? Stretta. Ecco, allora, ecco questa. E questo. Ecco. Permetti che... Capone, Ferru, Acqua. Come va? Malissimo, via! Cambia! Tengo! Allora, Ferru, no, lei, mi viene la capa, scusi, però. Vola, aspetti, Ferru, vola. Allora, un altro, la bustina. Come sto? Attenti! Dì, ma lui non potrebbe fare anche il papa. Ma dai, lo sai che non si può. Perché? Prima era socialista. Vabbè, ma i papi dovrebbero essere un po' tutti socialisti, o no? Puri e belli i miei agnelli, belli e puri gli agnelli miei. Qual è l'agnello del Signore? Santità, sono tutti agnelli del Signore. E che non lo so, lo so. Gli dicevo, qual è l'agnello di questo Signore che gentilmente offre una tantum? Questo, Santità. Ah, questo sì che bello d'agnello. L'agnello mio, perché un abbacchio deve stare sui 4 e mezzo maximum. Questo sta sugli 8, questo pure di più. Subito in cucina da suor Pasquetta, eh? Detto in cucina. Vai pure, figliolo, questi alle missioni, eh? Stanno arrivando. Ah, Berni, lo potevi far più alto sto scalino? Assestatevi. Hai visto la Svizzera? Lo svizzero? Discavolo di Mirone! A noi! Comodo. Lo sai cos'è questa? Certo che lo so. La famosa Venere del Nilo. No, la Venere di Milo si dice. Ma dai, Verretta, del Nilo. Ma no, Venere di Milo. Del Nilo! Chi? Pavarotti, Verretta! Cosa sta succedendo qui? Cosa c'è? Si sente. Eccellenza, Berretta vi vorrebbe far vedere qualche cosa. Berretta, sulla zampa. Come? Sulla zampa! Zampa. Su! È questo. Cos'è quello? È un souvenir, un ricordino della serata, della giornata. Pavanati, castigo! Su. Immediato! Eccellenza! Guardi qua. Chi ce l'ha messo questo? Ecco. Date a me. Ci penso io. Le tiene tutte e due lei per la casa. Penso io. Molto giusto. Su, ragazzi, andiamo. E sua santità ci sta aspettando. Figliuolo,
Guarda che se seguiti a fare il miscredente, io ti faccio scorticare vivi tutti i tuoi e a te ti scomunico, eh? Signor Papa, se voi mi scomunicate, io vi ammazzo tutti i preti! Boni, boni, boni pax in domo domini! Bona voluntas! Memento mori! Capito? In questo loco non si viene armati, giù le armi! Monsignore, tra i nostri ex voto, tu che hai rubato? Ecco, sì, monsignore. Pax! E tu? Fuori? Sappiamo tutto, sai? Noi vediamo tutto. Un altro piatto. Voi dicono che mancano i piatti, e per forza. Pax. Eccomi che vengo. Su, bravo. Sappiamo, sai? Hai capito? Di questi ce ne abbiamo pure pochi. Monsignore, nel mio studio. Pax. E tu che fai, santa pupa, con quella faccia? Dai, bello, su. Piccoletto. Ma preziosissimo, mica male. Pax, prego. Dico quando ti guardo. Quando ti guardiamo, anzi. Così. Pax, e tu? Tu che hai rubato? Avanti. Ah, il cinque fiamme al suo posto. Pax! Sì. Sì, ecco, dacci la nostra roba, questo va per copie, eh? Pax! A ciascuno il suo. Rientra tutto. Pax! Pax! Scusi tanto, ma tanto prima o dopo, eh? Ah! No. Oh. Di mazza felice, no? Oh! No! Dai, su, che te ne compro un altro io. Poi. Noi siamo contro ogni violenza. Hai portato gli soldi? Io ho mandato l'assegno di 1 miliardo. Deo gratias. Dite! Concordatum est. Ah, una sosta di tanto fa bene, Veretta? Vieni, vieni. Ti ricordi com'era diverso con lui? Con lui non ci si fermava mai, eh? Sempre lì presenti, attivi, eh? Però una pausa di intensa meditazione ogni tanto fa bene, eh? Anche perché ci si piscia addosso alle volte. Mate, Mita! Cosa fai, spari? Dormi al volante? Se lo facevi quando c'era lui, ti sbatteva a pulire il cesso della questura, hai capito, sfigato? Anche tu però, Berretta, qualche volta dormivi, eh? Dai, monta. Sì, vabbè, ma io devo anche tornare al distributore. Ma a far cosa? Ma come a far cosa? Ma va a finire che mi succede un casino io, che ho lasciato solo lì lotta continua, e quello l'ultima volta che l'ho lasciato solo, a momenti mi fa perdere il posto. E perché? Ma perché con quelle sue idee di merda non vuol vendere la benzina ai ricchi. E come si chiama tuo nipote? Ma dai, Pavanati, basta di fare sempre il poliziotto. Tra poco ci fermiamo a mangiare, eh? Poi ti faccio accompagnare a casa dalla scorta. E solo con lui non ci si fermava mai, eh? Tutto è pronto? Tutto pronto, eccellenza. Sono le 6:17. 2 minuti di ritardo. La sussistenza ci dà pochi buoni per la benzina, allora Beretta è andata a rubarla, eccellenza. E allora? Eccellenza, la sua moto è corsa. Devo fare tutto da me. Non mi posso fidare di nessuno. Mi casca bene? Bello. Molto bello. Oggi mi sento di battere il record del giro. Oggi? Allora, eccellenza, se permette, io mi ritiro e cedo il posto al fido Pavanati. Fermo lì. Eccellenza, è meglio che venga Beretta perché è molto più sportivo di me. È più sportivo Pavanati, quindi se permette... Non scommetti che ci vai te. Chi è? Basta! Poi saluti. Salutiamo, sì. Salite voi. Noi. Voi. Voi, lei. Io. Ah!
Pronti? Via! Chiudete la parete! Quello lì in moto è un matto. Solo in moto? No! Che scherzi che faceva lui! Quando scherzava lui era geniale! Mica come quelle di oggi, tutti cupi, tristi! Fate entrare sua maestà! Avanti all'indietro. Vieni, spada. Rigore. Quando tira lui, non si può prendere con le mani, no? Ecco fatto, eccellenza. Siete pronto, Beretta? Tirerò là! Di qua, eh? Qui, eh? Bene. E adesso, al tiro, Beretta! No, grazie, eccellenza, preferirei essere esonerato. Su, 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 Beretta! Andare, andare, eh! Permesso, 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 sono autorizzato. Che forza, neanche un fiato! Adesso grida, adesso grida! Beretta! Beretta, cosa fai? Dormi! Scusi, stavo riposando. Accendete la radio. Fate entrare allora Lord Chamberlain. Ridicolo. Excellency, I bring you greetings from His Most Britannic Majesty, King George V. Aio! What do you think you're doing, fat? Il sombrero, fat, il cappello, c'è l'attaccapanni, capito, ignorante? Questo qui è uno credenziale, non è un cappello! Giornale radio. Stanotte alle 3, ora italiana, l'Italia ha dichiarato guerra alla perfida Albione. Le truppe italiane hanno occupato il suolo nemico. Il re d'Inghilterra e tutta la famiglia sono stati catturati e internati. It's impossible. I was speaking to His Majesty this morning. L'ambasciatore francese... mi correggo. L'ambasciatore inglese verrà immediatamente preso e fucilato sul posto. Traitors. Traditori. Italian traitors. That's what you are. All of you. Traitors! Traitors! Hey, oh, where are you taking me to? No, what are you doing? No! No! Posizione! Caricat! Puntat! Fuoco! Il perfetto Albione! E poi non faceva soltanto gli scherzi, faceva anche i miracoli. I miracoli? Ma dottor, ma che vogliamo esagerare adesso? Ma quale miracoli? Sì, signore, stai zitto, anche i miracoli, certamente. Diglielo a te, Beretta, che ci hai provato anche te. Beh, sì, in effetti mi ricordo che una volta
Cioè un giorno nella sala del mappamondo. Calma, camerati. Eccellenza, Speranzani Celeste. Giocava mina cieca su un campo sminato. Voleva vincere. Ha beccato l'ultima. Ha perduto. Camera, in giro. Duce, Duce, tu che fai tutto, tu che puoi tutto, fai tutto, tu sei un dio, tu fai miracoli, ridammi la vista. Avanti. Ridammi la vista, Duce. Ah! Oddio, ci vedo, miracolo, grazie lui, grazie. Un altro. Atti, atti. Antonio Fiore, dita a martello plurime, fai vedere. Ma ne frego. Secondo il Lombroso è indice di criminalità. Ginocchio, ginocchio, so camminare, avanti, camminare, camminare. Piede guarito! Persa la voce! Avanti, avanti! Un miracolo, mi prego. Volevo fare. Volevo salutare. Oh, buongiorno, malattino. Adesso le faccio un bel miracolo, eh? Fermo così. Pronto? Avanti un altro! Scusi, che cos'è questo signore? Dicono che sia preda del demonio. Ho indemoniato, aspetti in linea un attimo. Datemi la scheda. Sono basso. Grazie. O c'è qualcuno lì? Sua maestà il re non riesce a essere all'altezza della situazione per palese autorità nei confronti di voi. Ci sei! Affondato. Camarata, venite avanti. Andate avanti. Vorrei essere alto. Alto là! Miracolo! Olo Karim! Ancora me? Miracolo! Olo Karim! Eccellenza, se questo un giorno lo mettono al muro, non gli serve il muro, gli basta il marciapiede. Arrivano! Comandi! La paletta! Dammi la paletta! La paletta è della mia! Io so tutte le armi! Sulla tetti, zitto! Alt! Ma non avete visto l'attacca del Vaticano? Patente! Siccome questa mattina ho cambiato giacca, perché mia moglie ha detto che al mare stava meglio questa. Io ho la patente, nemmeno la cerco. Non ce l'ho, scusatemi, io non ho la patente. Ecco, mi dispiace, non ce l'ho. Allora il libretto. Non vi è passata la patente? Guarda, mi sembra proprio lui. Tutto come previsto, secondo me ci sta. Sì, sì, è lui. Lauretta, questo incontro casuale... Sua eccellenza. Taci. Hai visto? Non c'ho la patente. Signorina, questo incontro casuale. No, questo incontro che. No, questo incontro che. No. Questo. Incontro che. No, questo. Incontro che. No, questo incontro che. No, questo incontro che. Na, questo incontro che... Lingua bianca. Faremo i conti dopo. Intanto, olio di ricino. Venite, caro. Che autovettura è? Balilla, coppa d'oro. Ma come manti quell'uomo solo con tua figlia? Scopriti, non prendere freddo. Andiamo. Già la patente. Ti farò imperatrice d'Italia. Oh. Imperatrice d'Europa. Tutto ti darò. Oh. Il tuo sorriso è delicato come quello di una cavalla. Oh. Oh. La tua risata assomiglia al canto della mitraglia. Oh. I tuoi capelli neri sono azzurri come il mare nostro. Si illumina per noi il mappamondo. Thank you.
tagliatelle e tagliatelle alla vera Bologna. Aspetta a dirlo. Finalmente. Beretta. Oh, Beretta, cosa fai? Dormi? No. Le tagliatelle. Non avrai mica il coraggio di dire che sono buone quelle tagliatelle lì, eh? No, io mi ricordo quelle là. Quello che una volta sì che erano tagliatelle. Ma io non posso venire fino là, non ho mica tempo io. Signora, prego. Quando si ha un marito in politica non si sta mai un minuto in pace. Andiamo? Signora padrona, voglio che tu mi faccia delle tagliatelle buone, ma buone come non ne hai mai fatte in vita tua. Va a casa e mettiti a lavorare. Ma senti, marito. Atto de vacca, va a feltagliatelle, adesso! Ma mi fai venire qua per dirmi questo, ma non me lo potevi dire stasera quando venivi a casa a mangiare? È una questione di stato, quindi di conseguenza non scassarmi le tagliatelle perché faccio risuccedere il 22, va bene? Il Matt sta per arrivare fra noi. È l'unno della foresta nera e sai che lui è in agguato, quindi mi raccomando. Vabbè, ci vediamo stasera a casa. Però stai attento con quelle quattro pettegole che ti porti qua. Ma cosa dici? Che io c'ho i miei informatori. E se ti pesco con una di quelle lui. Lì, tu hai finito di fare il galo d'Italia. Ma ti faccio fare il capone io. Non so se mi spiego. Ma questi qua sanno fare solo la spia. Andate. Oh, aspetta un attimo! Eccellenza, il maestro Melodia! Era ora! Scusatelo, eccellenza, ma è un artista. Mano destra! Chiuse le dita! Chiuse! Così. L'inno anfitrionico al Nibelungo deve essere il grido maschio della nostra gente figlia di Roma! Eccellenza! L'inno che mi avete ordinato! E scomposto i tre movimenti al canto del meloscoppio, un evento di evidentissimo fico, furore di pericolo, come posso dire, non mi ricordo. Si chiama inno numero uno per orchestra e mitragliatrici. Avanti, procedete. Sì, maestro. Al podio, maestro, al podio. Melodia! L'inno anfitrionico al Nibelungo fa schifo, pertanto è improponibile. Portatelo via! E si è ripristinato il canto marziale del popolo italiano al confino! Questo che io t'accendo è il rogo, è il faro tra Pola e Altona, resto del Guarnaro, tagliai la media audace e il lauro amaro e la rovere santa con la ciaro della difenne e come giunsi il legno dell'antenne e il legno del corvane alla perenne fronda della vittoria mi sovvenne di tutti i morti. Di tutti mi sovvenne i nostri morti. Canta o vate dei nostri destini, canta! Vate! Che tranghiotisce i porti. Questa è l'Appia antica, ci piace? Appia? Antica? Tutti i ruderi, presto li avremo anche a Berlino. I miei venti sono quelli che sopra il mare ti magnificheranno. Già, già borda, schiocca, romba, ride, campa sulle tue amici salmastre d'arse, o Ermione. Thank you.
mi sono stancato. Sopra il mare, non frigando, minerva il sangue da mangiare. Forza, generale! Allegria! Allegria! C'è la scenografia? Ma perché non risponde? Ma non ti vergogni. Come vado? È la romanità. Fai schifo. E il re dov'è? Non è venuto. La più alta autorità non è venuta? Non sai il tedesco. Ti caso cazzato, sei che ti spesti in due, sei una bestia, sei una bruttissima bestia. Zitto, aspetta, aspetta, eccolo che arriva. Più bello del solito. Saluto lui! Applausi. Più applausi. Bravo! Folla, 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 folla! Non fare lo scimmia. Falcone, dobbiamo impressionare l'uno e gli altri. Chi io? Fate riparare immediatamente lo scarico di Piazza Venezia. Eccellenza, meglio che ci andate voi. Pavanac! Toro del fiore! Lo prendo? È bellissimo. Gramofon! Vediamo chi ha palcone più forte. Cisco! Fola tedesca acclama il fiore! Ehi! Non te la prendere se sono così forte. Dai, dai, passami la pasta, dai. Hop. Op. Dai. Op. 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 Bembo Beretta. È andato su e non torna più. Non so. Mi dà. Non si è capita la meccanica perché. Ma. Adesso cominciano i colloqui di Stato. Speriamo bene. Per me si menano. Lucida. Siete in forma, eccellenza? Picchiate a sinistra. In piedi! Al primo round, che figura? Sono caduto. Che niente, eccellenza. Voi non cadete mai. Lo picchia forte questo qui. Sì, però noi stiamo con lui, eccellenza. E se lo prendessimo per la gola? Ma dove vai?
per la gola a tavola. Non puoi dire dritto, Wander. La storia mangia in orario. Frase storica. Cosa? Ce l'ho visti! Distruggi lo Pavanati! Chi? Il cinema! La censura! Ti scartino, cinematografaro! Zio Nimo, te le tue pizze! Meno cinema, più censura! Ciao, posso! Dimentichiamo gli assenti. Mettete da parte una mezza porzione. Come non detto. Assaggiaren! Qui nessuno ne spesso. Non so. Eccellenza, se non ci fa schifo le assaggio io. Aspetta la forchetta, per favore, eccellenza. Grazie, mi dia la forchetta. La ringrazio. Generale? Ha visto? Le mangia anche sbrodaglio, può mangiarla anche lei. Buon appetito, eccellenza. Buone, le mangi. La tragedia tra noi due è che uno di noi due sei tu. Eh? Adesso ti faccio vedere come mi vogliono bene i miei uomini. Fliegen de Feder. Piuma bianca, regina. No! Danke schön. Und fliege, 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 der weiße Feder. Oh. Che uomini! Complimenti! Aber natürlich! Ach, che bei cani! Boia Faust! Tutti a toccare la regina! O anche i tedeschi! Succede! Al coraggio risponderemo col coraggio! Alle piume risponderemo con le piume. Avanti, si muoia! Bravo! Soffia, per pietà, soffia! Yeah.
col permesso, signor Führer. Eccellenza, una sorpresa per voi. Uova, farina, grano duro. Prego. Assaggiaren, assaggiaren. Proviamo con le tagliatelle. Amo più piove! Vostra eccellenza, che mi sta ingegnesco! Piove sui nostri volti, sil... Gnidiche italienici fasciste! Aspetta un attimo, guardi un po' cosa l'hai preparato. Eccellenza, eccellenza, guardi. Mi dia il caffè. Ma svolgi, sì, Frau. Tutta roba genuina, tutta fatta in casa, così. Bravo, ecco. Cappello. Per il viaggio non si sa mai, se le viene un po' fame. Ecco qua, anche lei che è ben messo. Ecco, sì, mi dia pure il suo cappello. Ecco qua, sì, ecco. Fino da grazie. Ecco. Unsere Freund, Schaffer, gekennzeichnet von einer wunderbaren Küche, die aß ganze Tage lang hindurch. Es war wirklich ein wunderschönes Fest. Wir sind euch dankbar. Ich glaube, wir müssen weiterhin Freunde sein, nur wegen der guten Küche. Gute Tagliatelle. Mi sono piaciute. Oh, grazie, molto gentile. Auch wir haben uns Carnero, vieni. Tale, Luca, legate. La roba tedesca non mi piace. Non mi piace. Germania contenta, viva l'Italia pelle. Questo genio non lo fermerà nessuno. E siamo sulla stessa barca. Pronto? Ah, zio? No. Senti, zio, io mi sono stufato, va bene? Io c'ho la manifestazione oggi. Ma come devi andare alla manifestazione? Sì, devo andare e basta. Ma non puoi lasciare il distributore, porca miseria. Io me ne frego. Scusa. Del distributore. E poi quante volte ti devo dire che non devi fare le molotov con la mia benzina? E quando non ti scoppiano, riportale indietro almeno. Fidati. Ti devi fidare di me. Tu dici? Se mi ascolti, tutto quanto andrà liscio come l'olio, Rossetti. Vabbè. Va tranquillo. Ti posso spiegare una cosa? Lo sai che cos'è un corteo? È l'unico modo per riuscire a fare due passi in centro. Se ti prendi tu le responsabilità, io non c'entro. Sì, 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 me le prendo io, non preoccuparti. Tutte mie. Fagli dare qualcosa. Ma ce lo so bene chi sei. Magna tutto quello che... La licenza, ce l'hai la licenza? E che c'ho la licenza per cantare? Ma va al diavolo. Tu me devi dire chi sei. Grazie, eh. Vieni, Beretta, vieni. Non preoccuparti. Era stonato. Facciamo un altro brindisi, Beretta. Facciamolo. Prendi qua. Quei bei brindisi di una volta. Cin cin. Vento, vento, portami via con te. Raggiungeremo insieme il firmamento. Pavanati, sei mai stato innamorato? Io? Io no, eccellenza, no. Io no. Io, profondamente. A chi a me, per favore? La carne è la carne, l'anima è l'anima, Pavanati. C'è un tempo per tutto. C'è un tempo per la spada, un tempo per la spiga. Eh sì. È vero. Sì. C'è un tempo per la spada e uno per la sfiga. È un tempo per la sfiga. Io in amore amo come un popolo. Beretta! Comandi! Siete mai stato innamorato? Sì, spesso molto di lei. No, non lo sono mai stato. Beretta, certe volte mi sembrate un po' stronzo. Un po'. Prendete carta e penna. Solo un po'. Subito. Avete detto una lettera d'amore. Una lettera d'amore per me? Beretta, ancora. Oh, scrivete! Ecco, pronto. Babina, a voi dni da te. Al voi me, al vo te, ul voe nostro amor, con la maios. Non poteva tentare in italiano. Nostro amor, le grande grazie. A te bras, il tuo ben, 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 ben. L'ha scritta lui?
fretta! L'amore del fascista è quello che conquista! A prima vista, l'amore di Mussolini pulisce gli angolini! L'amore del duce è quello che fa luce! Ah, comincia un'altra vita, si fa piazza pulita! Vai, Beretta! Per voi a raddoppiare il passo. Provate. Maestà, così vi stancherete meno, sicuramente. Grazie. Capisce? La massa capisce? Ammonimento generale delle gerarchie fasciste! Siete una massa di rammolliti! Sì. Da domani mattina, tutti i giorni, tre ore allo stadio dei Marmi a fare esercizi sportivi! Alziamo le chiappe! Alziamole! Su! Su! Scattare! 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 A noi! In fila per tre! Alziamo le chiappe! Compasso bersaglio! Alziamo le chiappe! Stavo! Di corsa! Attento, maestà! Purtroppo hanno la precedenza, vengono da destra. Si fa mosca cieca! I lunghi della tenebra! Mosca cieca! Conti tu? Io, sì. Dai, conta tu. Basta! 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tocca a te. Beh, sì. Ma com'è possibile? 7? Sì, sì. Scusa un momento, mettiti un po' qua tu. Vieni un po' qua tu. Rifai. Cioè, non ti fido? No, non mi fido, rifai la conta. La rifaccio? Rifai. Basta! 2. 1 e 2, tocca a te. Come 2? Ma come 2? Girare. Dove? Oddio, oh mamma, oh, mi scusi, mi perdono. Scusa, no, è stato un uomo. Oh, diavolo, ma guarda che scherzi del piccolo che fai tu, vabbè. Ma... Non hai preso nessuno, dai. Avanti, gira. È trotto, l'ha sfigato. Ma... ritenta! Tonto! Dove siete? Attenti! Attenti, si sfidati. Vecchio stronzo! Ecco. Vorrei, eccellenza, vorrei con un giro di parole, vorrei spiegare la mia situazione. Acqua. Andiamo al nostro incontro. Al nostro incontro. Al nostro al incontro. Al passato. Al passato. Al futuro. Al futuro. Beviamo al futuro. Al futuro. E alle donne. E alle donne? Verrete un momento. A quali donne? Quelle di ieri
o quelle di oggi? Quelle di ieri. Bravo. Perché quelle di oggi sono femministe, mentre quelle di allora erano soltanto femmine. E poi erano stupende, Beretta. Quando c'era lui, se una donna si azzardava andare fuori con la sigaretta in bocca, erano cavoli acidi, Beretta. La 102, eccellenza. Chi è? Mia sorella. Coraggio. Prendiamo il sussidio, eh? Eh sì. Pavanatti! Eccellenza, ce n'è un'altra. Io ho perso il conto, eccellenza. Ma quante ne ha? Quante ne ha? Chi sarà adesso? Pronto? Ti passo l'interessato. Pronto? Signora lei? Sì? Sì, sono io, pronti? Chi parla? Questa è una telefonata anonima. Lui mi tradisce. Ah, non sento che c'ho la gallina che dà le capocciate al muro. Come fa? Come fa? Sono stanco io? Caro Pavanatti, eccomi! Accidenti alle scale. Dov'è? Ho chiesto. Come mo chiesto? Muoio! Adesso ti faccio vedere io. Vigliacco, sì, lo so che sei qui dentro. Ma di chi parla ancora? Ruth Mascalzon. Vigliacco Mascalzon Ruffian. Salvo. Oh, mamma. Oh, oh. Vieni, ma. Il fascista non fugge mai! Mai! Ma fregato! Ancora! Ragioniamo! Sposo boia! Lurido maiale! Capisco le vostre ragioni, ma scusatemi se non mi trattengo. Ah, eccola là! Rovina famiglie! Ma cosa fate, signora? Ma calmatevi! Siete una casalinga, no? Ah! Aia! No, signora, io sono solo l'orchestra. Declino ogni responsabilità. Vieni qua che non ho ancora finito. Che bagna cauda, generale? Beh, adesso te, questi bozzoni che mi ha fatto la signora, me li paghi, capito? Sì, vabbè, ma calma. Quale calma, oh? Gentleman? Mo chi? Non fa niente, in guardia, avanti, Prodi. Uah! Oh!
Mannaggia. Becca di questo fendente. Fendente? Fendente. Oddio. E adesso? La collano. Fra te e me, uniti, l'ombra di una ferita, vicino l'uno all'altra, e già così lontani. Ma chi è? Browning. La rivoltella? Gentleman. Per me è venuto come prima. E la riga? All'Oberto. Così lunga. A salute. Tutto papà. Porca miseria, sono completamente ubriaco, ma avete fatto bene con un cammello. Non si vede mica. Ah, la grappa, non sono più abituato. Lascia, faccio io. Faccio io. Ma 140.000 lire a me. Prendi il conto, Berretta, che dopo dividiamo. Sì, vabbè, pago, ma 140.000 lire. Ordina caffè per tutti, dai. Sì, caffè per tutti, corretto al Mistral e un cognac. Non posso far niente. 50. Non può farci niente. 100, 1, 2, 3, 4. Ecco, tutto l'incasso di una giornata. Guardi, ma ce le posso dare solo questo mini assegno del credito. Veramente non si accettano mini assegni, comunque. Prendo io. Mille grazie. E che cazzo? Io Corferne, lo stesso. Ma ancora un po', 140.000 lire questi ladri. Dai qua, vai, che te lo faccio rimborsare io dal ministero. Ah, grazie, anche perché gliel'ho già dato. Mi sembra tutto giusto quello che hai detto tu prima. Anche perché abbiamo poco tempo, no? Lo so. Vediamo un po' cosa succede. Addio. Dai, ragazzi, c'è il caffè. Ma che ti sei perso qualcosa? No, niente, proprio assolutamente. Ah, ma credo. Grazie. Scusi, mi può dare un caffè, per favore? Come? Lascio senza conto. Sì. Forse abbiamo trovato una soluzione. L'importante è arrivare al congresso. Sì. Già. Sigaretta, dottore? Mai fumato in vita mia. Mi devo sedere sul mitra? Vieni, Beretta. Eccomi. È così. È più sicuro. Vi farò sapere. Eccomi qua. Meno male, perché a furia di mitra nel culo si prende anche al vice. Ecco qua, Beretta. Qua in mezzo a noi, qua accanto a me. Sei a tuo genio? Posso dire una cosa, ragazzi? Posso dirla? Sono ubriaco, In fondo sono contento di aver ritrovato dei veri amici. È carino questo da parte tua, Berretta. È stato bello ritornare nel passato, eh? Lo so, se penso che invece di tornare nel passato devo tornare in quel cazzo distributore di benzina con quel mascalzone di sovversivo di mio nipote, io a quello lì non so se potessi, io gli... Lo so cosa facevate i sovversivi voi altri. Va bene, bianco così il cavallo? Lo voglio, tutto bianco, che più bianco... Ecco il topo. Ne diamo una verniciata un altro giorno. Visto che c'è, ne mangiate una? E fermo con quelle manacce! Ma comprateci le lumache del mercato ogni tanto. Non ho mai saputo che gli piacessero, le lumache. Ma arma la prora e salpa verso il mondo! Vai, cavallo! Andiamo, vai. Vai, andiamo retta a questi villani. Venga, generale, chiuda la porta. Quello è il mio casco. Ma quello lì chi? Berretta, perché l'ascaro si scolora? Io lo conosco quello là. Vai a domandare perché c'è ancora il regalo in mano, perché... e perché stinge. Rompite, dai!
Eccola. Guarda, mamma, il serpente. Il serpente. Il serpente. Ce l'aveva l'astro nel necessaire, nel necessaire da viaggio. Che si faccia dentro dentro, dentro, nel il violino. Gli è uscito, gli è uscito. Cosa? Il violino. Come? Ma per fare? Il violino. Per fare? Come? Prende il violino. Vuole? Dammi il violino. Vuole il violino? Il violino. Lascia te. Dai, no, ci vai, te ci vai. Musica! Vai. Vado io, vai. Vado io. Violino. Eccomi, eccellenza. Suona. Più forte. Più forte. Buono. Non è sufficiente. Non si incanta. Carnero. Allora io... Carnero! Addormentalo! E c'è in satella, fermo il visato! Fermo! Punta serpente! Non si muova! Punta serpente! Il segamosso! Il segamosso! La bomba! La bomba! La bomba! La bomba! La bomba! Viva Lima! La bomba! La bomba! Dove va la bomba? Dal nostro posto di osservazione per la verità do molto felice, vediamo Pavanati e Beretta dialogare fittamente a fondo sala, avanzano costretti passaggi superando la metà campo in un dribbling serrato e convincente. Da Pavanati a Beretta, da Beretta a Pavanati, Pavanati, Beretta! Eccola lì! E la spoletta! L'ho già tolta io, eccellenza! Gamboa. Buono, eh? Coraggio, Ascaro, ancora 4 metri e hai finito. Sei metri. Clifo, Ascaro. Mi avete fatto mangiare quel pitone per 3 mesi. Ne ho sentito ancora sullo stomaco. Guarda. Ma che pitone? Per me ci ha messo dentro del cemento in quelle tagliatelle lì. No, sono i rimorsi, la cattiva coscienza. Non avevate mica la mano leggera, eh? Sì, però se la mano era pesante, dopo una mangiata così, olio di ricino e passava tutto perché ci tenevamo alla salute. Permesso? Davanti. Scusi. Chi è che rompe le palle a quest'ora? È un signore, sono io. Ma le ho portato il feroce Saladino. Bravo. Ecco. Bravo, Beretta. E con questa li abbiamo tutti noi. Tutti. Tutti. E a tutti noi. A noi. 250 scatole. Eccellenza, Gran Consiglio. Di cioccolatini Perugina. Eccellenza, Gran Consiglio. E tutti è gratis. Eccellenza, Gran Consiglio. Pavanati, non sono sordo. Eccellenza, Gran Consiglio, molto preoccupato per la vostra salute. Pare che oltre manica ci sia una voce tendenziosa sulla vostra salute. Quindi la perfida Albione è molto tremenda su di voi, Eccellenza. Sono autarchicamente sano! Qui pare di no, Eccellenza. Teduce è un bluff. È un bluff. Prego. Chi vi ha autorizzato a leggere questa stampa? Demo Pluto Giudaica! Chi è stato? Beretta! Questi giornali non esistono! Capito? No, non ci sono mai stati questi giornali. Io ve li faccio mangiare. Li mangio domattina col caffè latte. Beretta. No, li mangio questa sera stessa. Beretta. Quattro formaggi. Beretta. Sì. Io non ho mai avuto un mal di testa, mai, mai un raffreddore, mai! Io sono forte e granitico! E il popolo sedante pretende che questa fortezza, questa granitichezza, vada avanti ancora per 100 anni! Eccellenza. Domani... Scusi, donna mia... Iniziativa un po'. Domani alle 10 voglio qui a Palazzo Venezia il collegio medico dei più illustri professori Frugoni, Valdoni, Pende. Bartali. Bartali no, giusto. Tutto il corpo diplomatico al completo con in testa l'ambasciatore d'Inghilterra! Scusi. E anche Sciaboletta! Sua Eccellenza!
non ho mai visto una cassa toracica così armoniosa e perfetta. Duce, tu sei fiero, tu sei forte, sei più forte della sorte. Eccellenza, eseguiamo ora, col vostro permesso, vero, una minuziosa visita. Accomodatevi, accomodatevi. E cominciamo, eccellenza, col misurare il fiato, vero? Ecco, col vostro permesso, eccellenza, soffiate in questo palloncino. Ecco, se potete. Eccellenza, eccellenza, procediamo ora all'esame della masticazione, vero? Sì, eccellenza. Mi fai introducete sentire? E masticate questi tre mostacciali, vero? Un pezzetto. Col vostro permesso, anche a sua maestà, tenete il piccino. Non mangiate quella. Masticazione perfetta. No, fai io. Fai io. Ed ora, con queste tre palline, misuriamo la digestione di sua eccellenza, vero? Sì. Bronzo. Acciaio. Cemento armato. Ma la digestione è miracolosa. Ma ha già digerito. Ma non finisce qui. Sua eccellenza, proviamo la vista infallibile della mira dei vostri occhi, eccellenza. La colomba della pace! Bravo, la pace è fatta. Introciude... scusate. Introciude... beh... fate entrare Carnero. Qual è stato il momento più duro del tuo incontro col principe di Galdes? Veramente... se sta quando... mi ha invitato a ballare. E così lui sarebbe un bluff. La relazione scientifica che leggerò anche al congresso di Montecatini Terme può dire: corpo statuario, muscolatura possente, cuore generoso, coraggio oltre l'inosabile, volontà indistruttibile. Grazie. Hai sete? Eccellenza, voi ora dovete riposare. Con voce maschia e stentorea, lui ci dice: per vostra norma e regola, io non conosco il riposo. Mezz'ora dopo era allo stadio dei marmi e ha fatto tutta una serie di salti mortali sopra una ventina di baionetti incandescenti o con 90 kg di zaino pieno sulle spalle. Ma dove vanno quelli di oggi? Dove li fanno i salti? Manco il salto alla quaglia sanno fare. La facciamo corsare, maestà? Mi piace così. Forza! Oh. 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 Lasciatemi solo, eh? Senza farsi accorgere. Sollevare. Andrò più su. Ottima alzata, maestà. Andrò più su.
avanti! Tana, eccellenza, che bel gioco! Adesso ci sono gli altri da scoprire. Io sono stato scoperto, eccellenza, vorrei andare. Con la fiamma non si scherza! Con la fiamma non si la scherza! La fiamma! Oh, mamma! Non si scherza! La fiamma va dappertutto! C'è la fiamma! C'è la fiamma! Il culo! La fiamma! C'è la fiamma! Oh, diciamole queste cose, bisogna dirle, eh? Quando lui chiedeva una cosa, tutti ce la davano. C'aveva un fascino a lui che era incredibile. Che fascino, ragazzi! Stupendo! Mica come oggi. Gli uomini politici di oggi dicono una cosa e dopo le correnti, le correntine. No, lui c'aveva gli oceani, le masse. Si gira? Si gira? Battaglia del grano, uno prima. Azione. Manda la trabbia! È luglio! Andiamo! Ora in terra l'Abruzzo, i miei pastori! Ma piantala, Gabriele, con questi versi che non si capisce mai quello che scrivi. Senti, marito, mi raccomando, la farina la voglio bella fina per le tagliatelle, hai capito? Mi raccomando. Ma va via, te ubriaco, vai io con gli altri voglio due. Parlare con il marito. Un bel gruppo voi tre. Eccellenza, eccellenza, un rinfresco? Lo sapete che ha dato i natali questa terra qua? A Rossetti l'anarchico. Rossetti, levo un po'. Un momento, non vedi che sono in pagina? Beretta, tira! Bavanati! Rossetti, lo voglio qui! Subito, eccellenza. Rossetti, ti ricordi di me? Sì, sì, mi ricordo di te, sì. Mi ricordo anche che siamo stati in galera insieme. Solo che allora tutte quante ste putanate non te disegni mica. Ti voglio fare una proposta, però tu devi accettarla. Se vinco io, tu diventi fascista. Se vinci te, ti faccio segretario del partito sovversivo e poi ti mando in esilio. Bravo, eccellenza! O altrimenti ti faccio fucilare, puoi scegliere. Vogliamo giocare? Sì. Accetto, eh. Voglio proprio vedere stavolta. Sì, io pulce. E si vince? Magari, comando io. Forza, Duce, sei forte! Dai, Duce! Dai! Alle Duce! Dai! Duce! 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 Dov'è sono sovversivo? Sarai il mio autista! Ma come fa a vincere sempre lui? Questa qua. E adesso saluto Romano! Romano! Su, tirala su! Apri la mano! Apri la mano! Su! Ridi, eh? Non mi viene da ridere perché, ti ricordi, non stai mica male tu con la camicia nera, sai? Dai, tu non te la prendere, uno scherzo tra amici, porca miseria, non voglio mica insinuare niente. Ma no, va bene, non preoccuparti, siamo tra amici. Siamo tra amici, vero Pavanati? Certo, certo che è stata una bella fortuna incontrarci, è vero Beretta? È bello poter parlare ancora una volta dei vecchi tempi andati, non è vero Beretta? È verissimo. Perché quando c'era lui si stava meglio, è vero Beretta? Sì, si stava meglio. Perché lui era un essere stupendo, straordinario, quasi divino, vero Beretta? Questo lo posso dire, sì è vero, porca miseria. Beretta, cosa fai, ti commuove? No, non è che mi commuovo. È che dico la verità, a quei tempi, anche per me era diversa, una maggiore dignità. Non ero mica costretto ad andare in giro vestito così come un pagliaccio, con quella giacca di merda, sembro un semaforo, sembro. Certo che il fascino della divisa di una volta... No, non era solo la divisa. È che a quei tempi io vivevo con la storia, altro che... Chiameremo i più grandi condottieri della storia per interpellarli e sapere l'avvenire del regime. Sì. Fa venire Cesare e Giulio. Fatemi parlare con i miei antenati. Voglio sapere quando parte il treno per Pescara. Dobbiamo andare in Russia. Dobbiamo insistere con l'Africa. Cesare. Oh, scusa la catena. Vuol sapere se vincerà la guerra. Sì. Cesare, vuol sapere se di là si parla di lui. Tu cuoco brute, figli mi. Spolta capana, va là. Se ci sei, batti due colpi.
abbia anche lui. Italiani traditori. Che cosa stanno facendo? Oh, niente, stanno facendo una seduta spiritica per sapere che fine farà. Molto brutta. Eseguite le disposizioni del questore. Basso. Meno sindacati, più polizia. Senatore Rossetti, senatore Rossetti. Calma, un momento, un momento. Dica pure. Il fatto è che quest'uomo qua praticamente è un nostalgico del passato regime ed è pieno di odio per le nostre istituzioni. Is this the man responsible for the crimes of the last few days? Vogliamo sapere se quest'uomo è responsabile. Avevo già capito in inglese. Praticamente io non so. Non è che noi abbiamo la sicurezza che sia lui, questo terrorista che cerchiamo da tempo. Gli indizi sono abbastanza a suo sfavore. Perhaps he's not responsible. Eh? Vogliamo sapere se potrebbe non essere responsabile. Ah, probabilmente sì, comunque è un esatto. Beretta! Pavanati! Vecchio Beretta, il tuo Pavanati è qua per salvarti! Non ti preoccupare! Ecco qua! Uno! Due! Dalle a me queste. Grazie. Grazie. E sempre a noi! Ciao! Alle ragazze! Pulizia facciamo! Yes, evidence. Beh, io direi che le evidenze sono sempre le solite, no? Lei sa. Attenzione, centrale, lo stanno portando via. Fatemi parlare. Ma io sono dei nostri. Lo senti? Vai tranquillo, Beretta, ci siamo sempre noi. Avanti! Giustamente, poi come dicevo con il nostro questore Pavanati, noi abbiamo praticamente compiuto, come dire, una missione. E il consiglio che noi diamo è sempre dalla casa al lavoro, dal lavoro alla casa, per difendere poi fino in fondo questa nostra Italia in loden. E questo mi sembra che per il momento sia tutto. Thank you.